presentarvi il mio nuovo disco, uscito oggi, si chiama Cuore d'Artista ed è disponibile in tutti i migliori negozi di dischi, ma anche nei peggiori bar di Caracas. Soprattutto nei peggiori bar di Caracas, perché se lo sono lì vuol dire che è veramente figo. E niente, io sono stracontenta di aver potuto lavorare a questo disco. Sono un produttore artistico insieme a Gaetano Curreri, che tra l'altro io farei un applauso per la cover di ieri sera, che era bellissima e che ha vinto giustamente. Il produttore musicale invece è un grandissimo, che è Celso Valli. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, perché è un lavoro che mi riavvicina a quello che è il mondo della musica italiana, che io amo, però senza dimenticare le mie venature blues, rock e il grande legame che ho con la musica degli autori importanti italiani. Infatti posso dire di poter avere nell'album addirittura un pezzo di Manu Fossati. Ci tengo a sottolineare che Idealista non è un pezzo da album ed è un possibile singolo, perché uno dice sì, c'è un pezzo di Fossati, ma sì, vabbè, ma un pezzo d'album. Assolutamente no, addirittura è il pezzo da cui ho estrapolato il titolo dell'album, perché la prima frase fa mio cuore d'artista. Allora io ho pensato, cuore, non ho pensato io, veramente mia sorella mi ha detto, cioè, ma sai che è cuore d'artista? Perché bisogna avere sempre intorno una grande squadra, io mi sembra di averla, mi guardo in giro, vedo Diego Quaglia, vedo Chiara, vedo Maria Giulia e sono molto contenta. E niente, perché mi sembrava che questo titolo rappresentasse molto bene il disco, ma non perché non parla solo del mio cuore, che c'è tutto all'interno di questo disco, ma il cuore di tutte le persone che hanno partecipato alla sua lavorazione, quindi tutti gli autori, i grandi cuori d'artista di Gaetano Curreri, di Celso Valli e soprattutto anche, vabbè, gli autori del disco, ma anche tutte le persone che hanno lavorato con me, la mia casa discografica, il mio ufficio stampa, la mia parte marketing, perché abbiamo cercato di lavorare veramente questo disco come se fosse un pezzo di artigianato, una cosa fatta a mano. Le canzoni sono solo 9, però mi interessava mettere i pezzi che avessero veramente ragione di essere cantati. Sono stata fortunata perché oltre ai Manu Fossati c'è Giuliano Sangiorgi, che ha scritto Fammi respirare dai tuoi occhi. Sono contenta che ci sia questo pezzo all'interno dell'album, perché è un pezzo che si collega anche al sound di Made in London e anche un pochettino al sound dei Negramaro, che a me piace molto e mi piaceva sottolineare questo legame così. È una canzone veloce e sono contenta che Giuliano abbia scommesso con me su questa cosa, perché quando l'ho chiamato a telefono ho detto, oh Giuliano, ma anche me lo puoi scrivere un pezzo, perché secondo me se lavoriamo insieme esce qualcosa di veramente bello. E lui mi fa, dice, certo, ma che a me piace tantissimo la tua voce. Dice, ma che vuoi, una ballad o un pezzo veloce, un uptempo? Io ho detto, no, voglio cantare un uptempo, anche perché, come voi sapete bene, poi i dischi si portano dal vivo e se facciamo un concerto di un'ora tutte ballad, cioè... E sono stracontenta perché è uscito fuori un pezzo ritmato con un grande testo e insomma, che dire, sono strafelice. Che altro posso aggiungere? All'interno del disco c'è anche il pezzo di Marco Masini, che è La borsa di una donna. Sono contenta che la stiate ascoltando molto in radio, sta andando molto bene. Mi sembra che anche le posizioni su iTunes e affini siano veramente buone. Io penso Scaramantica, non dico niente, mi sembrano carine. E perché è una canzone che avevo voglia veramente che venisse ascoltata il più possibile, perché al primo ascolto può sembrare qualcosa di molto strano, la struttura non è normale, il testo è un testo molto articolato e bellissimo, e quindi in realtà sono stracontenta che in questi 2 giorni la canzone ha avuto l'opportunità di essere sentita anche con il suo arrangiamento bene, con la voce bene, insomma con una chiarezza che magari delle volte in televisione, soprattutto nella prima puntata, è un po' complicato da fare, ma perché i tecnici giustamente devono prendere bene le misure con quelli che sono, no, i suoni e le cose, e giustamente essendo degli esseri umani hanno bisogno di un tempo, ecco. Quindi volevo ringraziare anche i tecnici della Rai che sono stati molto bravi nonostante io fossi la seconda. L'arrangiamento della borsa vi è piaciuto? Allora, l'arrangiamento di ieri, io voglio ringraziare il maestro Roberto Rossi, che è il direttore, che è il
direttore dell'orchestra, del, insomma mio anche, che, perché è suo l'arrangiamento. È solo l'arrangiamento di ieri sera, di Dedicato, e lo voglio ringraziare perché lui ha capito profondamente lo spirito blues che volevo inserire all'interno di quello che è un pezzo molto energetico, energico, e beh, io sono molto, io credo che parte della vittoria nella mia manche sia dovuta a un arrangiamento che era veramente azzeccato, lo volevo ringraziare tantissimo. Allora, scusate, il tuo album, sono presenti, abbiamo detto, in tutto 9 inediti. Sì. Cosa ha la borsa della donna, di una donna in più rispetto alle altre canzoni del disco? Perché la scelta è ricaduta su questo brano? Allora, guarda, la scelta di una borsa di una donna è stata molto ponderata, perché all'interno del disco ho la fortuna di poter dire che avevo molti pezzi forti, con modestia, perché c'era il pezzo di Vano, c'è Amen, che è un pezzo molto bello, c'era anche il pezzo di Giuliano San Giorgi, che è molto molto figo. Il motivo per cui ho scelto la borsa di una donna è che mi sembrava una canzone... non dico con una marcia in più, però con un testo così importante che non si poteva non portare all'interno di una cornice importante come Sanremo. Cioè, io lo trovo un testo e una musica così completa che in qualche modo riesce a racchiudere tutto quello che è stato il mio percorso musicale e umano degli ultimi 7 anni. Allora, siccome rappresenta molto bene l'album, ma anche le cose diverse che io ho cantato in questo periodo, no, in cui ho la fortuna di fare della musica il mio mestiere, ho deciso di portare quel pezzo là perché mi sembrava che all'interno della borsa di una donna ci fosse tutto quello che io sono, che mi sembra di essere, se non altro, scusate, perché da di dentro è sempre complicato. Noemi, qui alla tua destra, ciao, sì. Sono Alessandra Lunetta di We Want Radio.